Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo video VR46, ovviamente Valentino Rossi, il videogioco. Allora, siamo qua per svolgere la seconda gara a Misano, Repubblica di San Marino. Oggi ragazzi corriamo con una moto Yamaha YZR R1M. Ovviamente ci invita Valentino ogni fine settimana a svolgere delle pratiche su alcuni circuiti e facciamo un po' di pratica con questa moto. È la prima volta che svolgo questa gara, non lo sto rigiocando, io comunque ogni qualvolta gioco qualcosa di nuovo, insomma ve la dico sempre, se invece è proprio nuovo ve lo faccio anche di seguito l'annuncio, insomma. Comunque scendi in pista direttamente senza fare... Come sai, noi piloti della MotoGP non possiamo allenarci sulle moto del team. Per lavorare sulla guida in pista all'Academy abbiamo deciso di usare delle Yamaha R1M. La moto è un po' meno potente di una MotoGP, ma con la mappatura giusta e le gomme slick è un ottimo allenamento. Anche se queste gare servono a migliorare le tue abilità di guida, puoi essere certo che tutti daranno il massimo per stare davanti. Dovrai sgomitare parecchio per vincere. Wow, perfetto. Allora, stavo dicendo, senza fare nessuna messa a punto, lasciamo tutto così, tanto per... Ed ecco qua la nostra Yamaha R1M in pista, molto lussuosa. Perfetto. Sentite anche il rombo. Perfetto, allora, come ha detto Vale, bisogna un po' sgomitare e noi lo faremo senz'altro. Perfetto, ok. Cerchiamo di farla in modo realistico, senza cercare di fare danni agli altri. Attenzione, piccolo scontro, ma nulla di pericoloso. Ok, si parte. Ovviamente volevo ricordarvi che sto giocando questo gioco con il pad della Xbox One. Ovviamente lo stiamo giocando però sul PC. Ok, non male. Ultimo sorpasso, molto bello. Carico questi video senza editing, in quanto sono video che devo caricare al momento, raga, quindi non voglio apportare nessun editing e nessuna modifica. C'è gioco e carico. Questa è la seconda registrazione che faccio nello stesso giorno, quindi i primi due video che guardate nel canale sono fatti nello stesso giorno, insomma. Poi se avrò tempo qualche episodio lo porterò anche con qualche piccolo montaggio. Ok. Ok, se non sbaglio quello è Vale. Infatti. Allora, abbiamo Baldassarri, attenzione, Marini. Wow. Chiudiamo qua un po' l'esterno, se no... Perfetto, è tutto automatico, non ho eliminato nulla, quindi anche la frenata è attivata al momento. Evitate nei commenti scrivere sì, ma è facile così, perché come ho detto sto portando questi video così da farvi un po' vedere com'è il videogioco. Poi se qualcosa non va bene scrivetelo nei commenti che la modifichiamo, e devo anche cercare di abituarmi a questo videogioco in quanto sono le prime gare che faccio ancora, quindi ho iniziato la carriera come ho detto da due giorni, quindi il gioco lo sto ancora manovrando con cura. Poi ditemi voi comunque nei commenti le vostre impressioni e insomma se c'è da modificare qualcosa la modifichiamo senz'altro. Ovviamente per gli appassionati di moto questo videogioco lo consiglio senz'altro, perché è un bellissimo videogioco. Offre davvero tante modalità. Non sto facendo né pubblicità né niente ragazzi, ci mancherebbe. È una mia opinione personale che do, perché se a me piacciono i videogiochi
Comunque, se vi va potete acquistare, ecco, questa è una pubblicità, ma la faccio gratuita, non mi hanno né pagata né niente. Se vi va, io acquisto i giochi su Instant Gaming, trovate il link qui sotto in descrizione, perché se notate su internet, come tantissimi siti che offrono appunto la possibilità di acquistare videogiochi, cioè sono distributori di videogiochi, Instant Gaming offre l'opportunità di acquistare un videogioco pari al 70%, quindi avete uno sconto del 70% solo se acquistate tramite il link che trovate qui sotto in descrizione. Non dovete scrivere nessun codice sconto, nessuna cosa. Andate ovviamente sul sito, però dovete accedere tramite il link che ho riportato sotto in descrizione, così che avete un piccolo sconto appunto rispetto ad altri siti che vendono i giochi in copia fisica oppure copia sempre digitale. Ovviamente il sito offre acquisti in copia digitale, acquistate insomma una CDK che poi potete riscattare in base al programma su cui acquistate. Attenzione, Valentino mi ha fatto un sorpasso veramente bello, però tutto sommato lo sai che devi ritornare indietro, sì. Però come si vede la professionalità del Valentino, cioè è stato ricostruito veramente bene. Guardate il sorpasso che gli sta facendo al bomberissimo lì davanti, cioè molto ma molto professionale. Ok, ci dobbiamo impegnare anche noi un pochettino. Attenzione, mamma mia, cerchiamo di superare dall'interno, ma purtroppo vediamo ci possiamo riuscire. Attenzione, un piccolo scontro, però mi sa che la seconda posizione la riusciamo ad agganciare. No, ho frenato, non dovevo farlo, la piccola frenata, non dovevo farlo. Terzo giro, raga, no, peccato, vabbè, siamo arrivati terzi, peccato, poteva andare meglio, dai. Primo vale, ovviamente. Vabbè, dai, tutto sommato è stata una bella gara, dopo tutto. Vediamo, non so, non riesco comunque a caricare i miei tempi online. Strano. Allora, 1 minuto e 43, 224 secondi. Molto buono. Il tempo di gara, insomma, 0.099 millesimi di secondi. Mamma mia, peccato. Potevamo fare di meglio, peccato. Purtroppo ho ancora questa frenata assistita, la devo togliere. E vabbè, i punti sono stati caricati, l'abilità migliora in gara, quindi gara dopo gara le abilità aumenteranno sempre di più. Perfetto, ragazzi. Leggiamo sulla nostra destra i vari tweet che ovviamente i vari giocatori mandano. Notiamo anche quelli di Vale, ma sono comunque questi già predisposti. E attenzione, abbiamo un'email, scopriamola insieme. Sara, aggiornamento obiettivi. Ciao Domenico, negli ultimi tempi le cose non stanno andando proprio come il team si aspettava, ma forse ti hanno chiesto di raggiungere dei risultati troppo importanti. Credo che finire le gare almeno in sesta posizione sia un obiettivo più alla tua portata. Non smettere mai di crederci, Sara. No, a dire la verità, devo un pochettino prenderci mano, poi più che altro sì, ovviamente il team imposta degli obiettivi, poi bisogna vedere, anzi bisogna cercare di raggiungerli. Vabbè, comunque ragazzi, ah no, ecco che sto facendo, è opzione dei comandi ma non mi fa controlli auto, no, l'auto, ah vabbè. Come potete vedere ci stanno anche dei comandi auto, perché Valentino usa alcune volte, così tanto per, anche delle auto da rally per esercitarsi, visto che è un appassionato anche di rally. Però tutto sommato, come ben sapete, lui è un pilota di MotoGP. Queste sono tutte cimentate in questo videogioco, le sue passioni, quindi cioè insomma è molto ricco, come ho detto, questo videogioco, molto bello. Vabbè, allora io, ragazzi, devo cercare di capire un pochettino come si tolgono, ah, delle impostazioni sicuramente, anzi opzioni dei comandi, vediamo se qua me la fa modificare, no, non me la fa modificare nemmeno qui. Vabbè, insomma, dai, ci spolpo un pochettino io
per vedere come si fa a togliere almeno le impostazioni che non ci piacciono, e ci vediamo al prossimo video. Per oggi mi fermo. Ciao ragazzi.